Proprio al cadere del decennale di Halo 2, 343 Industries coglie l'occasione per fare un regalo imperdibile ai fan della saga e trasportare tutta la serie di Master Chief su Xbox One. Con Halo The Master Chief Collection, l'obiettivo è quello di recuperare i quattro capitoli che vedono protagonista assoluto il capo e mettere insieme una storia raccontata in oltre 10 anni, oltre a tracciare un nuovo percorso verso il quinto capitolo, grazie all'accesso alla beta multiplayer incluso nella collection. Per gli amanti del single player, l'opzione campagne permette di lanciare uno qualsiasi dei quattro episodi principali del franchise. Qui si può scegliere una missione qualunque tra quelle disponibili, definendo sia la difficoltà base che i teschi da attivare. E non manca all'appello nemmeno la modalità co-op in locale. Data la struttura molto particolare di questa collection, che permette di muoversi liberamente da un capitolo all'altro, il team ha ben pensato di inserire una serie di playlist. Si tratta di elenchi di partite assemblati con missioni tematiche, che permettono di giocare ad esempio tutti e quattro i finali in sequenza, oppure tutte le missioni in cui ci troviamo a bordo di veicoli. Il team aggiornerà periodicamente la lista, seguendo anche i consigli della community, ma la presenza di queste opzioni identifica in maniera abbastanza precisa la finalità principale della raccolta, quella ossia di proporsi come un immenso parco giochi per gli appassionati di lungo corso. Poteva mancare l'opzione multiplayer, che permette di accedere al reparto online di ogni singolo titolo, con tutte le mappe incluse nei quattro capitoli, comprese quelle pubblicate come DLC. In totale stiamo parlando di oltre 100 playground. La particolarità di questa collection sta nel fatto che una volta lanciato il matchmaking, a seconda della mappa che verrà selezionata dagli utenti, si giocherà con il gameplay del titolo originale in cui era stata inizialmente pubblicata. Per ogni playlist sarà implementato il famoso sistema di progressione dei livelli da 0 a 50 basato su Halo 2, ed i giocatori avranno anche la possibilità di filtrare le mappe, in modo da poter selezionare solamente quelle di un capitolo particolarmente gradito. In questo menu è possibile anche organizzare partite personalizzate, modificare o creare nuove mappe tramite la fucina, modificata e migliorata, e rivedere le ultime partite nella modalità cinema. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici dei primi due capitoli, entrambi i giochi sono stati portati alla risoluzione di 1080p e alla frequenza di 60fps. Completamente rifatti dal punto di vista grafico e sonoro, restano però identici nel gameplay. Nuovi sono il sistema di illuminazione, gli shader, i particellari e gli effetti speciali, mentre identici agli originali sono il comparto animazioni, la fisica ed il feeling generale, gestiti dal motore di gioco originale che gira in background e che riproduce fedelmente il gameplay, mentre quello inedito renderizza i nuovi asset grafici. È possibile in qualsiasi momento passare dal motore 3D dell'epoca a quello moderno e vedere i progressi fatti dal team di sviluppo. Alcuni modelli 3D sono stati riutilizzati o adattati da quelli presenti in Halo 3 o Reach, e quando non esisteva un corrispettivo analogo è stato necessario ricrearlo da zero, sotto la supervisione dell'art director Ben Cammarano, che ha definito le linee guida dell'immaginario visivo per i due remake. Parte integrante di questo rifacimento è il nuovo accompagnamento sonoro. Tutte le tracce originali sono state nuovamente registrate in collaborazione con i Pyramind Studios, utilizzando i 75 membri della Skywalker Symphony Orchestra ed il coro Chanticleer. Il porting del terzo e del quarto capitolo sono stati invece sviluppati in collaborazione con Raffian Games. I due giochi hanno subito solo miglioramenti marginali, ma girano fluidamente in Full HD a 60 frame per secondo, con rari cali che coincidono quasi sempre con i caricamenti. Esteticamente parlando, Halo 3 beneficia decisamente dell'aumento di risoluzione, passata da 640 a 1080p, risolvendo così i problemi di aliasing che un po' affliggevano l'originale. Musiche e doppiaggio non sono stati alterati, ancora ottime ed evocative le tracce a cura di Martin O'Donnell. Halo 4 era già spettacolare su Xbox 360 ed è ancora meglio su Xbox One. Non può essere definito un titolo next gen, in quanto la complessità poligonale dei modelli, il numero di oggetti a schermo, le tecniche di rendering e la qualità di texture e shader sono ancorate alla generazione Xbox 360. Eppure, nonostante qualche sbavatura, soprattutto nelle texture a volte poco definite, il gioco regge ampiamente il confronto con molti titoli cross-gen usciti in tempi recenti ed è in grado di stupire il giocatore in più di un'occasione. Se già il comparto remake dei primi due capitoli è un ottimo incentivo per non fermarsi di fronte alla grafica ormai datata, le migliorie e le ottimizzazioni dei due episodi più recenti rappresentano un bel valore aggiunto.
Considerando la possibilità di immergersi nello smisurato universo del franchise nella maniera che si preferisce, la Master Chief Collection è davvero una manna dal cielo per i fan. L'assenza del multiplayer online nelle copie consegnate alla stampa, tuttavia, ci impone di prendere qualche altro giorno di tempo prima di formulare un giudizio definitivo.